Sensazioni che toccano il cuore sono quelle vissute a Panama e la missione del Papa io la vivo e la penso proprio così col cuore, Francesco racconta ieri alla stampa sull'aereo papale, stanco però soddisfatto della GMG appena celebrata. Il termometro di... Se il termometro per capirlo è la stanchezza, io sono distrutto, dice comunque con un sorriso. Prima però del meritato riposo sul volo notturno per Roma, l'intervista consueta tocca anzitutto la crisi venezuelana. Prego per una soluzione giusta e pacifica, aveva detto già ieri a Panama. Dir di più ora sarebbe imprudente, spiega, ma soffro e temo lo spargimento di sangue. Il derramamento del sangue. Magari qualche giovane della GMG, altro tema, esita a farsi prete perché non potrà sposarsi. Paolo VI, citato in risposta, diceva «Preferisco dar la vita che cambiare la legge sul celibato» e il successore aggiunge «La mia decisione è celibato opzionale prima il diaconato? No. Cosa mia, personale, ma io non lo farò. E questo rimane chiaro». Tranne casi limite di mancanza di sacerdoti, lì un teologo propone di ordinare anziani sposati solo per celebrare i sacramenti. Ma non ci ho riflettuto, ammette il Papa, devono studiarlo i teologi. Sempre in tema di giovani è la controtestimonianza degli ipocriti che li allontana spesso dalla Chiesa, accusa Francesco, che siano preti, vescovi o laici. Io ho paura dei cattolici così, che si credono perfetti, ma la storia si ripete, lo stesso Gesù con i dottori della legge, no? Ti ringrazio Signore perché non sono come questo. Le parole di venerdì alla Via Crucis sull'aborto sono suonate poco misericordiosi ad una cronista. Risposta, il problema non è il perdono di Dio che c'è sempre, ma accompagnare chi ha abortito. Il dramma dell'aborto, per capirlo bene, bisogna essere in un confessionale. Terribile. L'incontro di febbraio coi vescovi del mondo sulla pedofilia, preannuncia poi, servirà a prendere coscienza del dramma e a far sì che i vescovi sappiano d'ora in poi cosa fare. Bisogna sgonfiare le aspettative a questi punti che io dico. Infine Italia ed immigrazione. Io dico sempre accogliere, accompagnare, far crescere ed integrare, ma con prudenza, realismo e aiutando i paesi da dove arrivano.